Non era facile riunire professionisti della ristorazione commerciale collettiva a Magione e offrire un evento che salta contemporaneamente la regionalità delle produzioni e strizza l'occhio a chef internazionali. E quanto sono riusciti a fare alla Cancelloni Food Service in A Porte Aperte, la convention che l'azienda magionese organizza con cadenza quadriennale e che quest'anno ha visto tra gli altri anche la partecipazione di Christina Bauermann ed Heinz Beck con i loro seguitissimi cooking show. Il primo ha portato il mare a Magione attraverso due piatti forti del suo repertorio, mentre la seconda ha dato prova della sua cucina controcorrente. Uno si chiama Il Mare e l'altro Ricordo di Frisella. È un piatto che mi è venuto quando ho fatto un viaggio in Puglia, e a questo punto, quando sono ritornato, ho pensato di fare questo piatto. Abbiamo lavorato attraverso la centrifuga alta velocità, siamo riusciti a fare un piatto molto divertente, molto molto leggero. La mia cucina controcorrente, quindi cerca di non seguire le mode, non copio ricette, cerco soltanto di ispirarmi a quelli che sono i principi che incontro, insomma, nel mondo, oppure ingredienti che mi piacciono tantissimo, tecniche, ed è proprio per questo che il tema proprio di questo piccolo intervento è proprio quanto il viaggio o i viaggi possano influenzare la mia cucina. Ovviamente è un approccio del tutto personale, spero che, insomma, sia riuscita a trasmettere questa sensazione alle persone che mi stavano ascoltando. Un pubblico certamente catturato dalle performance di questi e degli altri maestri dei fornelli presenti nelle quattro giornate. Un'ispirazione anche per i numerosi istituti superiori che hanno preso parte alla convention, come l'Istituto Alberghiero di Assisi, il Casagrande Cesi di Terni, il De Carolis di Spoleto, il Vasari di Figline e Incisa Valdarno e numerosi professionisti come il nutrizionista Giuseppe Cistaro. Gli operatori della ristorazione che sono venuti a trovarci hanno apprezzato molto l'idea innovativa e il fatto di riuscire a trovare dei prodotti nuovi da presentare nei menu dei loro ristoranti. Credo che questo sia il senso di avere raggiunto l'obiettivo che noi ci eravamo prefissi. Avevamo intenzione di coinvolgere tutti i nostri già clienti acquisiti con cui collaboriamo già da anni, ma anche tanti clienti potenziali che abbiamo attenzionato ma che ancora non hanno iniziato un rapporto di collaborazione con noi.